È naturale che in queste occasioni il cuore è pieno di tanti sentimenti, di tanti ricordi, di tante cose belle che si è vissuto durante il tempo. Certo, 50 anni sono un bel poco e quindi grazie a Dio volevo dire che mi ha fatto fare tante esperienze belle, anche nonostante i miei limiti, però è stato veramente grande il Signore di vivere questi anni. A volte con più slancio, con più volontà di fare completamente il bene, a volte anche un po' di stanchezza, però sempre il Signore ci guida e ci accompagna. E anche penso per la vostra vita, prima della celebrazione qualcuno mi ha detto: ah, sono riuscito a portarlo in chiesa. Forse tanti non frequentiamo proprio sempre, però ecco, mi auguro, e questo è il mio desiderio, e penso, vorrei tanto che fosse quel regalo bello che potete fare prima di tutto a voi stessi, al Signore e anche a me. Questa parola che il Signore ci ha dato nel Vangelo. La conclusione di questo brano del Vangelo ci dice, Gesù dice, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E dei genitori, papà, le mamme, allora quando ci siamo conosciuti voi eravate tutti figli, adesso la maggior parte siete genitori. E capite quanto vedo qualcuno, meno male mi consolo perché ci sono i capelli bianchi e ci sono le persone di una certa età che mi accompagnano, insomma, insieme andiamo avanti. Però la maggior parte di voi, ecco, dicevo, siete papà e mamme giovani, e però sempre le persone anziane, come anche i giovani, qual è il desiderio più grande del loro cuore? È di vedere crescere bene i figli, di vedere che anche quella parola buona, quel consiglio, quell'aiuto, quell'incoraggiamento viene accolto, custodito e messo in pratica. Ed è questo che il Signore ci dice: il nostro Padre, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. È Lui il nostro Padre. E il desiderio di Dio è che noi abbiamo dentro di noi gli stessi Suoi sentimenti e lo stesso Suo comportamento, questa apertura del cuore che non si ferma davanti alla cattiveria o alle situazioni così di incomprensione o di non generosità o di non gratitudine, ma continua. Dio continua ancora oggi a far piovere sui buoni e sui cattivi, a far sorgere il sole su tutti quanti. E quando, ecco, qualcuno dice, beh, perché non interviene a mettere a tacere queste persone che sono cattive? Ecco la zizzania che cresce in mezzo al grano, e nel Vangelo Gesù ci dice che deve arrivare a maturazione. Allora arriverà il tempo di dividere. Ma adesso è il tempo di camminare e di fare ognuno il proprio dovere. Allora quando Gesù ci dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, a ognuno di noi si rivolge e dice guardate a Dio, appunto guardate a Dio in questa sua generosità. E soprattutto quello che prima Gesù dice, e questo ecco vorrei, questo grande regalo, che mai nel nostro cuore, soprattutto nel nostro sguardo, guardiamo a qualcuno e diciamo questo è un mio nemico, questa è una persona che io non vorrei vedere, non voglio vedere. Mai, mai dobbiamo chiudere il nostro cuore, e che sia al di là della familiarità oppure della così meno espansività, tutte quelle cose che vogliamo, che sono cose esterne, ma quello che è importante è che il nostro cuore sia pieno di bontà e di misericordia. E anche quanto
non c'è la comprensione, anche quando non c'è la condivisione, che ci sia sempre il desiderio di vedere Lui più che vedere gli altri. Questo credo che sia il nostro piccolo lievito. Questo credo che sia il nostro piccolo pizzico di sale che dà gusto, dà sapore, che dà fermento, che costruisce, che mette insieme una massa di pasta per farlo diventare buon pane. È il nostro cammino, no? Abbiamo cantato all'inizio insieme, abbiamo marciato di per strade non battute. È il nostro cammino che tante volte ha tante, tante incognite, però c'è quella luce, c'è quel desiderio e c'è soprattutto quell'aiuto fraterno. Ecco, siamo la maggior parte, siete passati per l'esperienza scout, c'è proprio questa raccomandazione di non andare per conto nostro, no? Ma di guardare l'altra persona e anche quando soprattutto quell'altra persona è più debole, di accoglierla, di incoraggiarla e di accompagnarla. Ecco, tutto questo con l'aiuto di Dio, perché da soli certamente e soprattutto ecco, quelle esperienze umane a volte ci chiudono, a volte ci rendono un po' molto incerti, no? A rapportarci anche con tante persone, però il Signore ci deve aiutare e ci ricordiamo che l'ultimo giorno, quando davanti al Signore saremo lì, saremo giudicati sull'amore che è attenzione, che è comprensione, che è perdono, che è condivisione e che è un cammino che noi vogliamo continuare a fare insieme. Quando mi piacerebbe, vedo che ci sono tante famiglie, tanti ex scout che si ritrovano, si incontrano, ma dobbiamo ancora di più aumentare questi momenti. Abbiamo veramente tanto bisogno di stare insieme nel nome di Gesù per fare il bene. Bene, continuiamo questa celebrazione affidando alla Vergine Santa, a San Pio, a San Giuseppe e tutti i nostri bisogni e le nostre necessità, soprattutto la nostra volontà di fare il bene, quel bene che il Signore aspetta da noi, come quel padre, quel papà e quella mamma buoni che desiderano che i propri figli crescano e si realizzino. Questa è la realizzazione della nostra vita, operare il bene nell'amore di Dio. Amen.